cioè è pazzesca, ragazzi. Ragazzi, guardate qua la cascata sulla Pro Spritz e che terrazza c'è qua. Allora signori, siamo su questa Toscana praticamente deserta, per fortuna, a Savona. E boh, iniziamo a vedere questa sky view. Noi siamo ex costa, attualmente siamo da un po' di tempo con MSC, ma di solito a costa c'è stato, quindi c'è questa passeggiata sul vuoto che diciamo è stata presa abbastanza come idea da MSC, che l'ha usata sulla Sea Shore e la Sea View e la Seaside inizialmente. Questa è più grande, però non è tanto sospesa, sì, si intravede la sospensione, ma comunque è molto grossa, ma da meno l'effetto, però vale la pena. Vedi, non è tutta quanta così esposta, ma è comunque un bel effetto, dai. Diciamo che è abbastanza promossa come cosa. Comunque c'è un bel effetto. Facciamo questa volare skywalk, vediamo di cosa si tratta. Vediamo un po' di cosa si tratta. È una lunga passerella. Che speriamo sia a vetro prima o poi, perché quella dietro al vetro era un po' così particolare, non era molto a vetro. No, è una passerella normalissima che da sul nulla va da sugli scivoli, qui si può vedere lo scivolo, la gente che scende dallo scivolo. Questo è molto bello in effetti. Vediamo un po' chi scende dallo scivolo. Ecco, vediamo la ragazzina è finita nel buco, vediamo chi arriva adesso. Oh, gira. Gira e si infila nel buco. Comunque vabbè, e poi ci sono tutte le persone che aspettano per entrare sullo scivolo. Qui c'è lo scivolo bimbi. Qui c'è il basket. Qua c'è lo scivolo che potete sia di coppia, dove c'è anche una parte trasparente. Non so se qualcuno lo fa, vediamo. Vedete se qualcuno scende. Aspettiamo. C'è gente in partenza, vediamo un po' se scendono. Dai, ce la potete fare a scendere, su. Compariranno, eccoli qua, chi vincerà? Uno nettamente più veloce, uno molto lento. Vabbè, una sfida un po' così. Comunque questa passerella praticamente gira sul nulla. Gira un po' sul nulla questa passerella praticamente. Pardonne-moi. E finisce dove siamo arrivati, sempre volare skywalk, insomma, laggiù. Tac. Quindi buonasera, 31/07/2022, siamo partiti adesso da Savona alle ore, che ore sono? 18:30 precise. Quella è Savona laggiù in fondo, qui ci sono i ponti, c'è qualcuno che sta bussando alla cabina, adesso vediamo chi è. Questa è Savona. Questi sono i ponti sopra, tanti ponti sopra, questo è il ponte sotto di Costa Toscana. E partiamo alla direzione di Civitavecchia. Siamo partiti da Civitavecchia, oggi è il 1° di agosto, siamo su Costa Toscana, molto affollata effettivamente, questo è il tramonto. Il 1° agosto
ci porterà al 2 agosto. Comunque, come vedete, è profondamente tutto molto affollato qua. E anche di là c'è molta gente, bambini, perché dopo c'è lo spettacolo dei bambini, quindi questo è quanto. Grazie. Nome mia nonna. Ok, un applauso a DJ Marco, vi applaudo. Applaudissimo. Un applauso, sali qua bimbi. Poi bimbi facciamo le foto dopo. Poi facciamo le foto. Agosto, ore non lo so, mi sembra quasi 19. Lasciamo Napoli, qua si vede che è Napoli, qua ci sono le isole, costa toscana. Domani giornata di navigazione, direzione Ibiza dopodomani. Qua c'è la Silver Sea. Tra un po' ci sarà il tramonto, ma il cielo è un po' velato, quindi vediamo. Bene, salutiamo Napoli. Ciao Napoli. E da Ibiza stiamo partendo alle ore 23 in direzione Valencia. Valito voi. Qua si vede Ibiza, la partenza. È stata una bella giornata, molto calda, comunque Ibiza ci saluta. Alla prossima, da Costa Toscana è tutto. Domenica 7 agosto 2022, siamo rientrati a Savona. La costa toscana è tutto, la crociera è finita, andate in pace.